Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come fare questo punto. Per questo punto quello che dovete sapere sono 15 righe che vi sto per vedere, vi faccio vedere come si fanno. Spero che riuscite, capirete quello che sto dicendo, riuscite a farlo. Cominciamo con gli avviare i punti. Per questo punto, punti dobbiamo avviare. Multiplo di 14 più 2. I due sono il primo punto e l'ultimo punto. Ma per il disegno ci vuole 14 punti. Allora dovete fare ogni volta multiplo di 14 più 2. Continuate ad affiliare i punti. Cominciamo con la prima riga. Come vedete, io qui ho fatto 14 punti più 2. Così vedrete cosa sto facendo su questi, perché questi 14 punti fanno il disegno. Poi quando finite qui, cominciate di nuovo da qui. Il primo, come sempre, non lo lavoro. Adesso prendiamo i primi due punti e facciamo una maglia diritto insieme a questi due punti. 5 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo 2 accavallate, 1 e 2, e altre 5 maglie a diritto, punti a diritto, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso il prossimo punto lo mettiamo qui senza lavorarlo. E facciamo una maglia diritto al prossimo punto. Poi prendiamo quel punto che non abbiamo lavorato e lo mettiamo sopra l'altro così. E finiamo con una maglia diritto, preferisco farlo così, l'ultimo punto. E questa è la prima riga. Poi quando finite qui, cominciate di nuovo da qui, due punti a diritto insieme, 5 punti a diritto, 2 cavallate, cominciate sempre da qui. Adesso cominciamo la seconda riga. Il primo punto, come sempre, non la lavoro. Adesso dobbiamo fare una maglia rovescio con questi due punti, ma lo facciamo da dietro. Allora prendo questo punto, lo faccio così, così da qui non sia così difficile, e la metto da lì, la lavoro da lì, quei due punti. Adesso 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4, una cavallata. Adesso ci sono questi due punti dove ho fatto la cavallata prima e sto per fare una maglia a rovescio in ognuno di loro, 1, un punto a rovescio, 1 e 2, un'altra cavallata. E 4 maglie a rovescio, 1, 2, 3 e 4. Adesso prendo questi due punti e facciamo una maglia a rovescio insieme, così. Poi cominciate di nuovo da qui. Sempre quando finite qui, di sicuro avrete più punti, e cominciate da qui. Io sono arrivato all'ultimo e l'ultimo lo preferisco farlo da qui a qui, lavorarlo da qui, così viene più pulito. E questo è la seconda. Cominciamo con la terza riga. Il primo, come sempre, non lo lavoriamo. Adesso facciamo due maglie, una maglia, un punto a diritto con questi due punti insieme. Insieme, li prendiamo tutti e due insieme, facciamo una maglia a diritto. 3 punti a diritto, 1, 2 e 3, una cavallata e facciamo 4 maglie o punti, non so come si dice, a diritto, 2, 3 e 4, un'altra cavallata e 3 punti a diritto, 1, 2 e 3. Il prossimo non lo lavoriamo, lo mettiamo qui.
Facciamo una maglia diretta nel prossimo punto e questo che non abbiamo lavorato lo mettiamo sopra l'altro. Poi cominciate di nuovo da qui. Cominciate da qui, continuate. Quando sarete arrivati qui, cominciate di nuovo da qui. Io sono arrivato all'ultimo punto e lo lavoro da qui. E questa è la terza riga. Cominciamo adesso la quarta riga, questa la mettiamo qui senza lavorarlo. Adesso dobbiamo prendere questi due, una maglia diretto o rovescio, ma da dietro. Allora io prendo questi due punti, li faccio così, prima destra, lo faccio così, così non sarà più difficile da mettere, e la metto da qui a qui e faccio una maglia rovescio a questi due punti. Poi due maglie rovescio, uno e due, una cavallata e sei punti a rovescio. Adesso una, due, tre, quattro, cinque e sei. Un'altra maglia rovescio e due maglie a rovescio, così. Qui ho fatto una cavallata e due maglie a rovescio. Poi siamo arrivati questi due, gli ultimi, li prendiamo tutti e due insieme e facciamo una maglia a rovescio. Poi, quando arrivate qui, cominciate di nuovo da qui. Sempre ripetere, cominciate da qui. Sono arrivato all'ultimo punto e questo lo lavoro da qui a qui. E questa è la quarta riga pronta. Cominciamo la quinta riga. Primo non lo lavoriamo. Prendiamo i primi due punti, facciamo una maglia diritto con questi punti insieme, due punti, e un'altra maglia diritto, una cavallata, e facciamo 8 punti maglie a diritto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un'altra cavallata, un punto a diritto, questo lo mettiamo qui senza lavorarlo, lavoriamo una maglia a diritto al prossimo, questo lo mettiamo sopra l'altro e l'ultimo. Poi cominciate di nuovo da qui, quando finite qui cominciate di nuovo da qui e l'ultimo lo lavoriamo così. Questa è la quinta riga. Cominciamo la sesta riga, il primo non lo lavoriamo, prendiamo, prima mettiamo la lana così, prendiamo i primi due punti così, dobbiamo fare un maglio rovescio da dietro, allora li facciamo un po' così, poi mettete da qui a qui, un momento perché qualche volta è un po' difficile da farlo, per questo lo faccio così. E facciamo una maglia rovescio questi due punti, una cavallata e dobbiamo fare 10 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Un'altra cavallata. Prendiamo gli ultimi due punti così e facciamo una maglia a rovescio insieme. Poi cominciate di nuovo da qui. Due maglie rovescio da dietro, continuate così. Sono arrivato all'ultimo punto qui e faccio una maglia alta da lì, una maglia a diritto da qui. E questa è la sesta riga. Cominciamo adesso la settima riga, il primo non la lavoriamo, una cavallata e dobbiamo
fare 5 punti a diritto, 1, 2, 3, 4 e 5. Uno non lo lavoriamo, prendiamo l'altro, facciamo una maglia diritto, prendiamo quello che non avremo lavorato e lo mettiamo sopra l'altro. 2 maglie diritto, una maglia diritto, questi due punti insieme, 5 altre maglie a diritto, 1, 2, 3, 4 e 5. È un'altra cavallata. Poi voi dovete cominciare da qui di nuovo. Allora avrete due cavallate qui, perché qui abbiamo cominciato con una cavallata. Sì, ho finito con una cavallata. Allora voi dovete cominciare di nuovo con una cavallata e gli altri punti, così qui avrete due accavallate insieme qui, una e avrete un'altra, continuate la riga. Io sono arrivata alla fine e l'ultimo lo lavoro così. Questa è la settima riga. Adesso continuiamo, cominciamo l'ottava riga. Il primo non lo lavoriamo e prendiamo il primo punto, facciamo una maglia rovescio, una cavallata, poi facciamo 4 punti a rovescio, 1, 2, 3 e 4, questi due facciamo una maglia a rovescio, questi due punti insieme, poi prendiamo questi due qui e facciamo una maglia a rovescio da dietro, questi due punti. Prossimi due punti, maglia rovescio da dietro, altre 4 maglie a diritto, 2 a rovescio, scusa, 3, 4 maglie a rovescio e 4, una cavallata, prendiamo l'ultimo punto qui, facciamo una maglia rovescio, poi cominciato di nuovo da qui, abbiamo cominciato con una maglia rovescio, non questa, la prima, questa. Una maglia rovescio, così, una maglia rovescio, continuate tutto così. Voi sempre cominciate non da questo punto, da questo punto, cominciate sempre dal secondo che vi sto facendo. Questo sono quelli che si trovano all'inizio e l'ultimo punto. Questi dovete farli soltanto una volta nella riga, il primo e l'ultimo. Ma voi dovete cominciare da questo punto qui. E l'ultimo lo facciamo così. E questa è l'ottava riga. Cominciamo la nona riga e lo facciamo, mettiamo il primo su questa qui. Facciamo due maglie a diritto, una cavallata e tre maglie a diritto, 1, 2 e 3. Adesso prendiamo due punti insieme, facciamo una maglia a diritto, questi due punti insieme. Il prossimo non lo lavoriamo, lo mettiamo qui, facciamo una maglia a diritto, l'altro, e questo lo mettiamo sopra quello. Un altro tre maglie a diritto, una cavallata, e finiamo con due maglie a diritto. Poi cominciate di nuovo da qui, con due maglie a diritto, una cavallata, cominciate così. E l'ultimo lo facciamo così. E questa è la nona riga pronta. Adesso cominciamo la decima riga. Il primo non lo lavoriamo, come sempre. Adesso facciamo tre maglie a rovescio. 1, 2 e 3. Una cavallata e due punti a rovescio, 1 e 2. Prendiamo due punti insieme così e facciamo una maglia a rovescio e facciamo una maglia a rovescio da dietro con questi due punti, facciamo così così si apre meglio e facciamo una maglia a rovescio con questi due punti. 2 maglie a rovescio, una
e due, una cavallata e tre maglie a rovescio, tre punti a rovescio, uno, due e tre, e poi cominciato di nuovo da qui, tre punti a rovescio, cominciato da qui di nuovo come sempre, e finiamo l'ultimo punto così. E questa è la decima riga. Cominciamo adesso l'undicesima riga, il primo non lo lavoriamo come sempre, facciamo 4 punti a diritto, 2, 3 e 4, una cavallata, un altro punto a diritto, il prossimo non lo lavoriamo, lavoriamo l'altro a maglia a diritto e poi lo mettiamo sopra, i prossimi due li lavoriamo insieme maglia a diritto, un'altra maglia a diritto, una cavallata e finiamo con 4 maglie a diritto, 2, 3 e 4, e cominciate di nuovo da qui poi, e l'ultimo lo lavoriamo da qui. Questa è la 11ª riga. Adesso siamo arrivati alla 12ª riga, questa è l'ultima riga di questo punto. Prendiamo il primo punto, lo mettiamo su qui e facciamo 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5, una cavallata, prendiamo i prossimi due punti e facciamo una maglia a rovescio insieme, prendiamo i prossimi due, facciamo così, e rifacciamo da dietro, mi farà dei problemi l'ultimo, mi darà dei problemi, rifacciamo da dietro così, aspettate. Un'altra cavallata e facciamo gli ultimi 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4 e 5, poi cominciate di nuovo da qui e l'ultimo lo lavoriamo da qui. E queste sono le 12 righe che voi dovete imparare a fare. Poi cominciate di nuovo dalla prima riga e avrete questo risultato. Quando avete fatto quei 12 righe, cominciate di nuovo dalla prima riga e avrete questo risultato. Qui ho più di 14 punti, come vedete, ma il punto viene così. È molto bello, come vedete. Spero che abbiate capito quello che vi ho fatto vedere, che quello che vi ho detto, perché il mio italiano non è così, io non sono italiana, ma spero che mi avete capito lo stesso. Grazie per avermi seguito, iscrivetevi al mio canale così potrete vedere altri video che ho fatto, non solo di maglia ma anche di uncinetto. Ciao per adesso.